dato avvio al suo incarico da sindaco con la cerimonia delle civiche benemerenze Antonio Bravi, eletto da qualche giorno primo cittadino della città leopardiana. Nell'aula magna del Palazzo Comunale si è svolta per l'ottavo anno la cerimonia che assegna un riconoscimento alle personalità di Recanati che si sono distinte nei vari ambiti della vita cittadina. Antonio Bravi, nuovo sindaco di Recanati, appena eletto, comincia il mandato con la cerimonia delle civiche benemerenze. Come si trova? Qual è l'emozione di questo momento? Beh, è una bella emozione, sono passati pochi giorni dalle elezioni e quindi ancora c'è questa felicità legata al successo di misura che ci ha dato questa grande soddisfazione e questa carica per andare avanti. Questa delle benemerenze è una ormai consuetudine che abbiamo istituito alcuni anni fa e che è molto apprezzata dai cittadini recanatesi, perché poi alla fine anno dopo anno un po' tutti quelli che hanno qualcosa da far valere e che hanno fatto per la notorietà della città vengono riconosciuti, quindi è apprezzata per questo. E è anche un modo per premiare quelle aziende che da tanti anni fanno crescere il tessuto produttivo con la loro capacità artigianale, con la loro capacità imprenditoriale. Un tributo anche a queste imprese che fanno grande Recanati, restituendole un po' di quel genius loci che fa parte di questo territorio. Certamente, questa longevità delle aziende, perché ogni anno ne stiamo premiando molte che arrivano ai 40 e ai 50 anni di attività, dà proprio la conferma di un tessuto produttivo sano, quindi non solo le aziende più grandi sono sane, ma anche tutto quel tipo di aziende che ruotano attorno alle più grandi, e anche l'artigianato, quindi tutta una serie di attività che si sono sapute adeguare, si sono sapute organizzare per far fronte alla concorrenza che è sempre più difficile e che sta diventando sempre più internazionale. Quindi spesso abbiamo delle piccole aziende che però operano in Italia, ma non solo, e questo è un po' il punto di forza delle aziende che stanno andando bene in questo periodo. 4 le benemerenze assegnate e selezionate dalla precedente giunta e dalle segnalazioni arrivate in comune. Quest'anno la città ha voluto omaggiare, tra gli altri, Paolo Cuppari, insegnante, autore e storico, presidente dell'Istituto Storico della Resistenza di Macerata, per il suo lavoro di ricerca e per la sua azione didattica. È una cosa inaspettata, cioè nel senso che io non ritengo di aver fatto delle cose straordinarie. Straordinario è la professione che ho avuto la fortuna di svolgere. Straordinario è l'interazione con i ragazzi. È cercare di suscitare in loro proprio la molla, il desiderio della conoscenza, anche la passione civile e democratica. Sono tutte queste cose che fanno dell'insegnamento, diciamo, uno dei mestieri e delle professioni più belle. Che poi non si lascia mai. Io da 3 anni che sono in pensione, ma poi sto continuando questo lavoro di divulgazione, di formazione anche con le nuove generazioni presso l'Istituto Storico di Macerata, dove attualmente presto la mia attività di volontariato, e presso anche l'Università di Istruzione Permanente di Recanati, dove cambia l'utente ma resta identica la passione e la sollecitazione a una formazione storica. Riconoscimento anche per padre Giulio Criminesi, che dopo tanti anni è riuscito a riaprire il convento di Montemorello. È stato veramente difficile, sì, però forse lo Spirito Santo che mi ha illuminato quando ero provinciale della provincia qui delle Marche, che era stato chiuso, voi sapete, il convento, poi in un capitolo è stato di nuovo votato la chiusura, si chiedeva di riaprirlo, invece no, è stato bocciato. Poi le cose sono andate in un modo che, essendo qui segretariato delle missioni, coloro che lavoravano stavano in un altro convento e dovevano venire avanti e dietro. Allora ho pensato, giustamente, con il segretario delle missioni di riportare almeno il segretariato qui, portarle qui. Poi in secondo tempo
ho chiesto al Ministro Generale, perché noi dipendiamo, ho chiesto al Ministro Generale di riaprire il convento, portando le motivazioni. Anzi, leggendo la Costituzione credevo di essere fuori legge, invece no, stavo secondo la legge. E portando queste motivazioni lui mi ha detto, anzi gli ho chiesto, dico, guarda Ministro, molti ti chiederanno di chiudere i conventi, io ti chiedo di riaprirne uno. E quando ha saputo le motivazioni ha detto, ti ringrazio, sono contento che lo fai questo, e quindi siamo riusciti a riaprirlo. È una benemerenza under 18, quella conferita invece a Melissa Mogliani Tartabini, promessa dell'atletica Recanati e campionessa italiana indoor. Com'è nata questa passione? Amici e familiari mi hanno spinto a cominciare, diciamo che io non è stata la mia decisione all'inizio, mi hanno spinto e poi dopo io sono stata contenta di incominciare, è nato diversi anni fa. Adesso i prossimi obiettivi? Ci sono i campionati italiani all'aperto ad Agropoli fra una settimana e speriamo di poter riuscire a dare il meglio. È tornato a Recanati per l'occasione anche Vanni Pierini, cofondatore di Musicultura, poeta, uomo di impegno e di genio e autore televisivo. Prima di tutto questa, come si chiama, questa benemerenza arriva inaspettata, non preparata, non concordata e quindi arriva nel modo più giusto. Io ho brevemente capito che si poteva aggiornare con qualcosa, come ho fatto negli ultimi anni, negli ultimi decenni, però che avevo un legame molto profondo con questa esperienza del lancio del premio Recanati di musica e poesia, ho fornito qualche indicazione, sapevo che invece mi hanno confermato che le sapevano e questo ridà un senso a qualcosa per cui se no mi dovrei sentire, come dire, in debito con Recanati, perché 15 anni ulteriori di assenza, però con 3 antologie, con piccole selezioni di poesie pubblicate con Mondadori e con la partecipazione recentissima nell'autunno scorso insieme a tutti i poeti romani, a Rondoni in più, la partecipazione al bicentenario dell'infinito a Roma, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, 29 artisti figurativi, 29 poeti hanno dato il loro contributo, la loro adesione. Io ero uno di quelli. Quindi in qualche modo si sono riallacciati anche, si sono rincrociati i nostri, perché Recanati rimane il fulcro di quell'evento. E io sono contento anche di questo e sono contento di aver contribuito alla celebrazione del bicentenario. Tre le menzioni speciali conferite a Elisabetta Bernacchini per l'impegno e l'attività svolta nella Croce Gialla di Recanati, Alessandro Rovati per la competenza e la professionalità in qualità di tecnico allenatore dell'atletica Recanati e Franco Tubaldi, collaboratore scolastico del Liceo Classico Leopardi per l'impegno e lo spirito di collaborazione prestato in tanti anni di lavoro al servizio della scuola. Come ogni anno sono state omaggiate le aziende longeve del territorio, 4 le targhe consegnate ad altrettante imprese che nel 2019 hanno festeggiato i 50 anni di attività e 27 le imprese che hanno tagliato invece il traguardo dei 40 anni ininterrotti di apertura. Al termine della cerimonia spazio anche alle benemerenze junior, il premio per i ragazzi degli istituti comprensivi Badaloni e Gigli che si sono distinti per meriti scolastici e comportamento. I riconoscimenti sono andati per l'istituto Badaloni ad Emanuele Africani della classe terza A, ad Enrica Baldassarri della classe terza B e a Siria Calamante della classe terza C. Per l'istituto comprensivo Beniamino Gigli, premi per Elena Massaccesi della classe terza A, Martina Corsi della classe terza B, Alice Pellegrini della classe terza C e Sofia Maceratini della classe terza D.
Prima dell'inizio della cerimonia delle civiche benemerenze, lo spettacolo di Anna Sagni, I folletti e gli alieni, della compagnia Artisti per caso.